All Hail Megatron. Amanti di Destructor, oggi il video non sarà su Transformer, ma su un altro grande, immenso cattivone, molto amato. E cioè se non avessimo capito bene, è lui, l'immenso Skeletor, uno dei cattivi più amati della storia. Oggi faccio un semplice unboxing del mondo, che ha fatto una stupenda action figure in scala 6-1 di Skeletor. Mi è arrivato l'altro giorno. Adesso vi presento la scatola e il contenuto. Ma prima di presentare tutto, un consiglio caldo: non fate il mio errore. Non ordinatelo dalla Sideshow, ma ordinatelo direttamente dalla Mondo. Io mi sono beccato 51 euro di dogana e non solo, la versione che non aveva la Cosmic Key dentro. Io non sapevo che si potesse ordinare dalla Mondo, anche perché non ho mai ordinato niente da loro. Dalla Mondo ti costa di meno, hai la versione con la Cosmic Key e ti costa di meno la dogana, intendo, eccetera. Su quello è sicuramente meglio in quella maniera. Ecco, un consiglio che vi posso dare. Adesso vediamo cosa c'è nella scatola. Tirato fuori, eccolo qua. Tirato fuori dalla scatola, c'è questa. Dalla scatola esterna c'è questa splendido artwork della Snake Mountain, la fortezza di Skeletor. Io una volta l'avevo la Snake Mountain, mi ricordo tutto questo ponte che c'era, il serpente, mamma mia, che nostalgia. E comunque, com'è bello questo artwork. Vale da solo comunque un po', perché stupendo. E questo non è solamente che la parte esterna, perché si toglie, e dentro abbiamo il nostro amatissimo Skeletor. Scusate, il nostro amatissimo Skeletor con la versione a colori. E come notate, questa è una scatola con i magneti, perché si può aprire. La apriamo e scusate, per la luce di camera mia non si vede benissimo. Eccolo qua! Devastante! Bellissimo anche questo artwork, che si trova di fianco, con la spiegazione di chi è Skeletor. E adesso lo tiriamo fuori e lo vediamo molto meglio. Eccoci qua. Come vedete, la scatola è divisa in tre strati. In quello più basso abbiamo questo splendido mantello con tanto di catenina. Nel blister più in basso abbiamo questi componenti, mentre quello in alto abbiamo Skeletor più gli altri componenti base. Adesso tolgo la plastica sopra e vediamo con calma. Oh, eccoci qua. Come i componenti che ci sono nella scatola bassa sono una testa vintage, molto di Skeletor, più il piedistallo con questa Battle Axe, che c'era nel vecchio Toys, a cui però io non mi ricordo che Skeletor l'avesse usata più volte. Magari la memoria è d'altronde, ormai sono passati un bel po' di anni. Con questa bellissima spada, con le ossa ai lati,
che veramente fa molto Skeletor. Stupenda. Poi è stupenda di come è stato fatto il danneggiamento di queste armi. Ed è fatto veramente da Dio. La qualità è ottima. Per non parlare poi della spada da mettere sulla schiena, questa è l'Elsa. Scusatemi la fodera. A stare tanto all'estero, tra poco perdiamo anche l'uso dell'italiano. Questa è la fodera. Ah, con tanto nella parte bassa, mi sono accorto adesso. Una scultura di un serpente. Ma vado via di testa. È troppo una figata veramente questa cura dei particolari. E il suo spadone. Che anche qua, ragazzi. Ma come è fatto bene. Ma come è fatto bene. C'è veramente. Scusate la monotonia. Vado ad andare via di testa. E poi arriva Maschereton lui. Mamma mia! È devastante veramente questa testa. Stupenda. E anche stupenda tutta l'ombreggiatura della muscolatura. Lascia veramente senza parole. Per chi come me conosce solamente il Vintage Toys, per cui siamo passati ad un livello incredibile. Io che adoro Skeletor, ho anche la statua della Sideshow, che ovviamente è fatta benissimo, però è una statua. Per essere un'action figure a questi livelli, siamo veramente a metà tra un'action figure e veramente una statua. Come il livello sia terribilmente alto. E anche queste mani sono di un cattivo nelle sue sembianze, nelle sue pose. Mamma mia, veramente da fare. Indescrivibile, scusatemi. E questo è il suo bastone magico, che noi conosciamo benissimo, che usa sempre, che porta sempre con lui. Ed è, prima di tutto, è di una pesantezza incredibile. Per essere un oggetto di un'action figure. Ed è fatto da Dio. Ma l'unica cosa, opinione mia, solamente questa. E quelle corna e l'asta, secondo me potevano essere di un altro colore, perché vanno un po' a confondersi, perché sono uguali al colore di Skeletor. Magari in un altro colore, forse un attimino più cattivello, erano meglio. Poi, beh, qua è solamente un'opinione mia. Comunque è una figata devastante. E questo è per l'unboxing. Poi a breve penso che farò un video dove lo tiro fuori e lo faccio vedere nelle varie pose. Ok? Oggi finisce qua. Grazie per avermi ascoltato, per aver visto e ci vediamo la prossima volta. All hail Megatron! No, stavolta all hail Skeletor!